Innanzitutto grazie Lucio Tiozzo perché mi dà la possibilità di lavorare su una cosa giusta, importante nel territorio per i cittadini, perché siamo in presenza, appunto, come già ben detto. Poi se avete, se c'è una fotocopiatrice, lo vogliamo. Perché qui c'è l'interrogazione che ho depositato in cui fa una sintesi appunto di quello che diceva Tiozzo adesso con dei riferimenti normativi. Magari ce la gira per posta elettronica? Sì, anche se ce l'ha, adesso la cerchiamo. Sì. Siamo in presenza in pratica di edifici che sono stati costruiti con i permessi di costruire, naturalmente in base alle leggi del tempo, perché voi sapete che la strumentazione urbanistica e le leggi urbanistiche sono evolute nel corso di decenni e quindi di conseguenza la strumentazione atta a costruire dei comuni ha seguito appunto la legge che via via si è sviluppata fino alla fine degli anni 60. E siamo in presenza peraltro quindi di atti conformi alla programmazione urbanistica comunale, siamo in presenza di peraltro di immobili per i quali le famiglie hanno versato le imposte e tutte le tasse dovute. Siamo in presenza peraltro di aree sul quale non c'è l'interesse del governo, dello Stato, del demanio, perché sono aree che sono già state appunto, come dire, dedicate conformemente alle leggi a edilizio oppure a piccolo commercio come in alcuni casi. E sì, non è una sanatoria, perché la sanatoria prevede appunto una difformità, diciamo, dell'edificio rispetto alla pianificazione urbanistica, con la doppia conformità, cioè quella nel momento in cui fa l'eventuale cosa da sanare e nel momento in cui la richiedi. Naturalmente non è un condono, perché il condono va a condonare e a sanare tutte, diciamo, gli interventi di carattere urbanistico e edilizio che non sono previsti dalla programmazione urbanistica, che è una cosa molto più grave, e non siamo ovviamente, essendo nemmeno una sanatoria, non è certo come, quindi è del tutto diverso, caso di Ischia e roba del genere. E siamo in presenza di un atto che secondo noi risponde a una questione di giustizia sociale. E perché famiglie che hanno investito i loro soldi, la loro sicurezza familiare, la loro casa dove vivono, stiamo parlando di ville, no? Dove le famiglie fanno un investimento con i soldi più che hanno, ma hanno investito spesso i patrimoni di una vita per la sicurezza loro, per la loro età e per i loro figli nel caso li avessero. E quindi si tratta di trovare adesso la soluzione a questa questione. È una soluzione che si può trovare, basta che ci sia la volontà da parte di tutte le forze politiche. Il Partito Democratico c'è, questa interrogazione che noi abbiamo depositato al Ministro dell'Economia e della Finanza, al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, a prima firma, poi abbiamo avuto, insomma, la firma di altri capigruppo, di altre commissioni, e va ad innescare il processo per far sì che in questa legislatura ci sia la possibilità di fare una piccola leggina che consenta il trasferimento della proprietà, non dell'edificio, ma della superficie sopra il quale l'edificio è stato costruito, in modo tale da sbloccare, da dare la piena proprietà e da dare alla famiglia la tranquillità e anche nel caso di attivare naturalmente compravendite come nel caso di fosse necessario. E io ho avuto modo di parlare anche con l'allora direttore generale del Demanio, che Reggi, ho parlato adesso, erano arrivando in macchina, e mi diceva che anche secondo lui si può trovare la soluzione. Ho parlato anche questa mattina con l'attuale direttore generale del Demanio regionale di Girolamo, e che anche lui ritiene, non c'è un interesse del Demanio, ovviamente confermo dal punto di vista, e quindi è sufficiente che questa interrogazione venga fatta propria da tutte le forze politiche. Se poi ci sono altre interrogazioni, altre iniziative, noi le appoggeremo, perché non ci interessa nulla mettere un archietto, noi vogliamo trovare le soluzioni ai problemi. E quindi, insomma, il nostro è una disponibilità, la nostra è una disponibilità a tutte le forze politiche. Mi pare di capire che non ci dovrebbero essere forze politiche in Parlamento contrarie a un provvedimento di questo tipo. Auspichiamo una soluzione veloce, perché spesso volendo fare più uno si rischia di fare zero, nel senso che allora anche questo e anche quello e via dicendo. Siccome qui c'è una situazione chiara, cristallina, portata avanti da tempo, va risolta questa situazione. Se poi ci saranno altre situazioni le affronteremo compiutamente e in modo dettagliato, non dovessero sorgere.